io sono molto demoralizzata, quindi penso che stai intervistando la persona proprio sbagliata. Invece no, proprio perché sei demoralizzata? Perché mentre si aspettava Niki Vendola, di là si attaccavano i manifesti, e quindi questa è la dimostrazione del fatto che il nostro comportamento, di tutti i napoletani, è molto illegale. Non è soltanto la camorra che ci uccide, proprio la nostra etica. Quindi queste parole mi piacciono, però io non sono riuscita ad applaudire tutto. Alcune cose sì, altre no. Forse ho bisogno di credere, ho 27 anni, sono laureata la triennale, la specialistica, parlo in inglese. Tu sei di Scampia? Sì. Tanti ragazzi, in fin dei conti, nonostante Scampia sia un quartiere sempre trattato male, tanti ragazzi come te affrontano gli studi universitari, li portano a termine. Tanti ragazzi si fanno comprare, con i soldi, ma con dei piaceri che poi tra l'altro non verranno mai fatti, perché qua nessuno sta in condizione di poter fare dei favori a nessuno in assoluto. Allora c'è bisogno di lavorare tutti quanti insieme. Queste sono cose che noi che facciamo volontariato, noi che siamo sul territorio, diciamo tante volte, però qualcosa che veramente cambia io non la riesco a vedere. Mo sono 5-6 anni che lavoro su questo territorio e allora mi incazzo, però a un certo punto finisci anche di arrabbiarti e dici forse ci sta la soluzione, come diceva Morcone, anzi come diceva Niki Vendola, ed è quella di andarsene. Tu vuoi andare via o preferisci stare e combattere? Io preferirei stare, però arriva un momento che ti scocci, vedi delle cose come l'auditorium che non viene mai aperto, o che ci vuole il permesso speciale per mandare nella merda chi ha governato fino adesso questa municipalità. E tante cose che comunque chi c'è stato su questo territorio le conosce. Allora sembra sempre, non lo posso dire, però una presa per il culo, forte proprio.